Tanta guagna per tutti, ragazzi, siete sintonizzati con Mr. Rock e benvenuti in questa nuovissima serie su Uncharted 4! Finalmente, ragazzi, tornano i gameplay su Wania, anzi, let's play. Partiamo subito con questo fantastico gioco, lo aspettavo da tanto. Penso che oggi usciranno più puntate, quindi rimanete sintonizzati sul nostro canale se volete seguire la serie qui da noi, ragazzi, ma partiamo subito perché non vedo l'ora, non vedo l'ora. E ragazzi, partenza! Buona visione, ragazzi, e buona avventura. Oh cacchio, si parte così. Si parte così, ragazzi, già nel pieno dell'azione. Pioggia, una montagna. Merda, dai. Non va per niente bene. Per un cazzo, e guardava dietro. Reggiti! Reggiti! Ci sono le costole! Sì, lo so! E accelera! Sto già andando più veloce che posso! Accelera, cos'è, una macchina? Allora, Sam... Porca merda, Sam! Porca merda! Accelera! Accelera, Nathan! Accelera! Ok, ragazzi, andiamo verso l'isola. Non vedo l'isola, tra l'altro. Stanno arrivando! Ok, eccolo, è l'isola. Mamma mia, ragazzi, guarda, mi sta... la madonna, andiamo, autoscontro, tutti, buttiamoli via. Buttiamoli via, ragazzi, mi piace, mi è sempre piaciuto l'autoscontro. Chi si vuole presentare davanti a noi? Tieni la distanza, Nathan, tienili a distanza, falli fuori. Un carrammato, no? Non una nave. Vai. La musica... Vai, Sam! Ammazzali tutte, Sam! Ok, ragazzi, fino adesso va... Io sto cercando di speronare le... no, vabbè, dai! Nate, merda! Vabbè, il barcone non lo tiro giù. Vai verso l'isola e cerca di non restare in scia. Ragazzi, spero di portarvi più puntate oggi. Dico già che farò la squagliata notturna, quindi se mi sentite abbassare il livello della voce... No, cazzo! Siamo caduti in acqua. Tieni premuto X per riemergere. Io da buon cristiano lo schiacciavo ripetutamente, giustamente. Allora... No? Immergiti! Immergiti, Nathan! La madonna! Sempre a pelo, Nathan, come al solito... Emergi. Vai. Sto bene. Sto bene. Sta bene, figurati. Cosa? Ok, posso andare. Ma tu qua. Dannazione. Forza. Ok. Dove cazzo sono? Ah, ecco, dall'altro lato. Non ho messo la mira automatica, ragazzi, cioè, perché va bene tutto, è più semplice, però... Voglio godermelo a pieno questo gioco. Madonna, che casino. Oh, che delirio. Porca puttana, Nathan. Il karma non perdona, ragazzi. E neanche Nathan Drake. E neanche Wanya Rock. Mr. Rock. Oh merda, c'è ancora. Vieni fuori. Ah, c'è questo prima. Eh sì. Ma tra l'altro c'ha la barca in acqua questi. Vieni qui, vieni qui. La musica, ragazzi, mi... è troppo avvolgente. Ti piglia un sacco. Ti piglia... Ma da chi è pilotata quella barca che è partita così? Dai! Nathan, andiamocene! Dov'è l'isola? Ah, eccola. E neanch'io vedo un accidenti. Non... Cos'è?
Ma, ah, la, le barche. Non gli scogli, spero. Oh! Nathan, presto! Nathan, presto, sì, mi reggo forte. Dai, dai, dai. Comunque, raga, sto gioco già si vede sulla destra. E vaffanculo, dim, non sulla destra. Cioè, come quelle cose lì. Guarda a destra e tu guardi. Nathan. Cioè... Suora, Nathan. Oh! Nathan. Cosa dobbiamo fare con te? Ormai sarai stufo delle mie prediche e io sono stufa di ripeterle. E ora dovrai stare qui con me per il fine settimana invece di andare in ritiro con gli altri. Non mi importa. Sì, è questo il vero problema. Perché devo essere l'unico a stare in punizione? Perché hai iniziato tu, Larissa? Non voleva ridarmi il mio libro. Ti avevo detto di tenere in camera quei libri. La colpa è soltanto tua. Questo non gli dà il diritto di rubarmeli. Quindi pensi che ti dia il diritto di tirargli un pugno? Non era solo per il libro. Per cosa, allora? Niente. Lo dirò al confessore. Nonostante i miei sforzi, sembri davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello. È un peccato. Ribelle fin da piccolo, ragazzi. Allora, se la storia non mi inganna, questo dovrebbe essere l'orfanotrofio St. Francis. Sam. Dove per... Ecco, Sam. Ecco il fratello. Cresciuti proprio bene entrambi. Il richiamo dell'avventura. Ma aspetta, fammi vedere fuori, dentro cosa c'è prima. Allora, sì, stavo dicendo, se non mi inganna questa cosa qui, il... Ok, non si può andare. E dovrebbe essere l'orfanotrofio St. Francis, perché per chi non lo sapesse, Nathan, praticamente la madre si è suicidata, il padre non l'ha riconosciuto. Che cacchio dobbiamo andare? Ed è stato mollato in un orfanotrofio. Ah, adesso è saltato, non si capiva perché non doveva saltare. Comunque, ragazzi, mi sono munito di Pringles. La madonna. Vabbè. Mi sono munito di Pringles e Coca-Cola, ragazzi, perché registrerò tutta la notte, vi avverto già. La madonna, ma cos'è? Spider-Man già da piccolo questo qui, Di qua non si passa. No. Però si scende. Visuale assistita disponibile nelle opzioni. Noi non abbiamo messo neanche la visuale assistita. Ci invitano ad entrare qua dentro. Fai piano. Allora, vediamo. Se ogni tanto non mi sentite parlare, ragazzi, è tutto normale. Allora, qua abbiamo un lettino, perché voglio godermi anch'io questo gioco. E poi anche per farvelo godere un po' di più a voi. Quindi è tutto nella norma. Allora, qui dobbiamo fare piano senza farci vedere. Resta riparo per non essere individuato. Sa già come la penso. No, non sono ancora disposto ad arrendermi. Non può rimandare il problema. Senta, parlerò con lui domattina stessa. D'accordo. Buonanotte, padre. Notte, sorella Catherine. Notte, sorella Catherine. Si può strozzare la sorella Catherine?
Comunque, ragazzi, cose losche, discorsi strani. Diciamo che Nathan fin da piccolo è sempre stato un bambino incompreso, ribelle. È la sua cartella. Infatti avevamo ragione, ragazzi, il Sam Francis Boys Home. Vediamo se riusciamo a trovare alcune notizie. Tema, time, se un quarto, vabbè, Nathan M. Molto probabilmente il vero nome di Nathan Drake, ragazzi, inizia, il vero cognome a questo punto, inizia con la M. Location caffetteria, non capisco se è stato trovato qua oppure no. In school suspension, 4 giorni di sospensione. Ah, ho capito. Perde i privilegi, ottiene... Ok, sì, questa è la sospensione, ragazzi. Ah no, cosa fai? Ti arrampichi sopra la cassettiera, Nathan. Allora, tanto sto cercando di fare un po'... prendere un po' di confidenza con i comandi, ragazzi. La grafica di sto gioco è un qualcosa di obeso. Forza. Sento rumore. Muoviti, sorella. Muoviti, sorella. Cosa fa? Fuma? Ragazzi, la suora fuma. No, raga, come facciamo? Qui dobbiamo aspettare praticamente qui. Usciamo con la capriola. Madonna, che stealth, che pro, ragazzi. Dov'è? Arrivo, padre. Sì, vai, vai, vai via. Vai via. Ok, aspettiamo che la sorella se ne va, ragazzi. Prenda le chiavi, se ne vada. Se ne vada, cara peccatrice. Ok. Ma fai il roll. Eccolo lì, Sam. Ok, ragazzi, dobbiamo stare molto attenti. Ok, andiamo di qua, saliamo. Tutto a posto, qui da dove saliamo adesso. Dobbiamo saltare fino là? Mi sa proprio di sì. Sam, aspetta. Urca, abbiamo rischiato grosso. Saliamo di qui, saliamo, scegliamo. Qui dove cacchiolino dobbiamo andare? Di qua per forza. Ok, ci siamo. Madonna, ragazzi, Spider-Man proprio non era nulla. Abbiamo scoperto altro che Peter Parker. Ecco la vera identità di Spider-Man. Mamma mia, corri, corri, corri che viene giù. Lo sapevo io che doveva venire giù. Vai, vai, Nathan, sali, sali. Ok. Sam. Chi è? Sei tu? Cos'è? Una torcia elettrica così? È uno zaino? Oh, devi imparare a guardarti le spalle. Certo. Ehi, è bello vederti, fratellino. Cosa? Cos'è questo? Ma scherzi, di nuovo? Non è niente. E il patto di non cacciarti nei guai? Ma ci spalava merda addosso. Allora? Ha detto che papà ci ha scaricati perché siamo un peso e mamma è all'inferno per... Nathan, dai, lo dicono solo perché sanno di ferirti. Capito? Devi imparare a riderci su. Tu non ridi. Fai quel che dico, non quel che faccio. Tieni. O prendi freddo. Forza. Quindi, perché sei venuto qui così? Se le suore ti beccano, chiameranno la polizia. Ho un regalo per te. E non può aspettare Natale. Cosa? È qui fuori. E il non cacciarsi nei guai? Beh, questa è un'eccezione. Mm-hmm. Ok, dai, ragazzi. Ma perché io non salgo così? Dai,
dammi la mano. Ho bisogno della manina io. No, non è giusto. Ehi, sei leggero. Comunque, ragazzi, grafica fantastica. Questo è deserto. Non fantastica, di più. Ha un ritiro religioso. Mi ricordo. Hai fatto bene. Quindi anche Sam qui, Spider-Man, cioè Spider-Man è di famiglia. È l'unico che si salva qui. Entra per un saluto. Nah, non mi servono ramanzine. Dove sei andato? Urca, la tirata, la testata comunque, Di qua. Ok, seguiamo Sam. Oh, Sam, si fa così? Proprio? Dai, ci siamo quasi. Ho capito. Però mi sono fatto un male cane, però. Togliti che non riesco a salire. Sì, per te è stato facile. Oh. Parte la cinematica qui. Cavolo. Non l'hai puntellata? Ma l'ho fatto. O almeno credevo di averlo fatto. Non importa, passeremo dall'alto. Dall'alto? Mi sembra giusto. Guarda qua. Wow. E ora... Bene, madonna. Cosa ha tirato fuori? Sì. Voglio anch'io quella roba lì. Un paio di volte. Me lo lancia anche a me giù? Su, forza. Tocca a te. Grazie. Grazie, Sam. Tieni premuto L1. Ok, ragazzi, saliamo. Sali. Ah no, bisogna partire di qua. Vabbè. Vai su, vai dentro. Cosa combini? Lavoro soprattutto. Esci ancora con quella tipa? Chi? Crystal? Ma abbiamo alti e bassi. Per ora sì, sì. Non ti piace. Non ti piace la vagina. Ok, ragazzi, saliamo di qui, sopra questo muro. Niente paura. Niente. Dove sei finito? Vaffanculo. Andiamo, Nathan. Andiamo, Nathan. Dove cacchio devo passare, ragazzi, secondo voi? Ci proviamo? Salto! Urca! Vabbè, dai, ce l'avevo fatta da solo, Sam, mi hai buttato giù tu. Visto? Niente di che. Già. Una passeggiata. Resta con me. Comunque, ragazzi, ve lo ridico. Oggi cercherò di portarvi più puntate. Abbastanza lunghe. Fortissimo. Cercherò di tagliare poco. O al massimo i tempi morti. Che voglio che godiate di questo gioco il meglio possibile. Ok. Sì, certo che la telecamera così non pilotata è un bel po' un casino. Aspetta che prendo la rincorsa. Sì, ma dai, ma non è possibile. Come cacchio fai a far... Ok, ragazzi, ho dovuto mettere... Pronto Tarzan, vai Tarzan. Ma che Tarzan qua, Spider-Man? Sì. Ho dovuto mettere la visuale assistita perché in alcuni punti diventa veramente difficile star lì a comandare. Dove devo andare? Di là. Ma guardate come fa. Vediamo se riesco. Guardate. Sembra spastico. Vabbè, comunque... dondolati. Bastava far così. E mo? Quanto ci scommetti che devo andare di là? Arrivo prima di te, Sam. E mo non so più dove andare, Sam. Vabbè, presumo qua sotto. Grazie per avermi fatto cascare, Sam. Ok. Siamo sciliti. È troppo alto. Allora fai il giro. Come fai il giro? No, dai, ma sei impedito. Nathan, mi deludi. Vabbè, dai, facciamo il giro. Vai su, prima che casca. Ok, ci siamo.
Beh, il panorama sì. Sì, non male. Eri già stato qua su? Su questo tetto? No. Sai dove? Tutti i giorni. Giusto? Più o meno. Ok, ragazzi, passiamo di qui. Dove cazzolina sei andato? Dove cacchio è andato, Sam? Ditemi. Aspetta. Cosa ci fai lì, Sam? Guarda te. Grazie. Okay. Tocca a me. Coraggio, puoi farcela. Puoi farcela, Nate. Una parola facile. Dai, coraggio. Non pensarci troppo. Oh, merda! Sai che ce la facciamo? Preso per il... Mamma mia, ragazzi, preso proprio... Andiamo. Per... Vabbè, quella cosa lì. Ce l'ho fatta. Allora, ce l'ho fatta sì, grazie Sam. Che cacchio mi fai fare, Sam? Porco Giuda. Dannazione a te, Sam. Forza, seguimi. Forza, seguimi. Ti seguo, Sam, ti seguo. Dai, Sam. No, non lo so. Questa volta lo fai tu. Ah, sì? Veramente? Davvero? Sì, davvero. Ah, infatti. Io ti vengo. Grazie per la fiducia, Sam. Io ti vengo dietro. Bravo. Madonna, che figata! Ok. Faccio ancora il giochino. Proviamo. Aia, via. Ok, ragazzi, andiamo. Wow. E adesso come lo pigli, però? Okay. Ma come hai fatto a prenderlo? Ma è impossibile! Sam, è impossibile. Vabbè, comunque... Dovremmo essere arrivati. Dai. Perfetto. Dopo di te. Dopo di me. Madonna! Cioè, un salto così, ragazzi, ti spacchi le ginocchia come non so che cosa. Così si fa. Lui, così tranquillo, sì, così si fa. Porca troia, dovresti essere quello che mi dà l'esempio. Wow, si va di moto! 2,50? Che stai farneticando? No, è la 500 2... Attenzione, la 500 due cilindri. Dove l'hai rubata? Wow, è un colpo basso. Ok, devi sapere che sono molto cambiato. L'ho comprata lavorando sodo. Dai, su, sì, monta sì. In sella. Cosa? Quando fai queste sorprese è perché cerchi di farti perdonare. Tu sei fin troppo sveglio, lo sai, vero? Va bene. Ho trovato lavoro. Pagano bene. Molto bene, ma... starò fuori città per un po'. Quanto sarebbe un po'? Ah, circa un anno. Al massimo, ma tornerò prima che tu te ne accorga, credimi. Mi pianti in asso? Oh, smettila, non essere così tragico. Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? Come puoi farmi questo, Sam? Ehi, lo faccio per il tuo bene. Quei soldi saranno utili a entrambi. E nel giro di un paio d'anni riuscirei... d'anni? Portami con te. No, mantengo a stento me stesso. Contribuirò. Senti, so che l'orfanotrofio ti fa... Non sai quanto. Sì, ma ora per te è la soluzione migliore. Capito? Davvero, fidati di me. Non è giusto. Ehi. Abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata, no? Certo. Beh, sai, la moto non era l'unica sorpresa. E dovrò svelarti la seconda. Cosa? Ho trovato le cose di mamma. No. Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente. Ti avverto, se lo dici solo per consolarmi. No, 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 te lo giuro. Dove? Ah, al di là della città. Che ne dici di andare a prenderle? Subito. Siamo qui apposta. Beh, non puoi rubare ciò che ti appartiene già. Non credo che la polizia sia d'accordo. Allora non facciamoci beccare. Ok, ragazzi, andiamo a recuperare le cose di mamma. Sì, me la sento, sì. Eccoci. Cazzo, mi legge nella testa. Sono io Nathan Drake, ragazzi. E Madonna, già partiamo così. Sto a star ma quasi dello che sperava, eh? Eh,
Dovrei impegnarti un po' di più. Beh, vediamo. Cavemo con este. Fatti sotto. Questi sembrano premi per attaccare. Sembrano gli spacciatori di Breaking Bad. I messicani. Dove vai? Sfugge il corpo al corpo. Prendi sti pugni, ti faccio. La Madonna. Oh, lo sta perdendo. Oh, Madonna, che figata, raga. Ma non è giusto, non è giusto, non è giusto. Premi. Fanculo. Ammazzali tu. Oh, Madonna, che cartoni sto pigliando. Madonna, cazzo. Cazzo, io sarei già a terra. Come? Non puoi essere conmigo. Allora, dobbiamo imparare, ragazzi, ad evitare i colpi. Madonna, se te ti faccio nero. Madonna, oh, che cazzo. Tu. Madonna, che testata, ragazzi, che testata che le abbiamo tirato addosso al muro. Te vas a arrepentire. No, amico. Te lo dico io, amico. Madonna, raga, non ho ancora capito come si scansano i colpi. Ti voglio ammazzare come mirra. Madonna, che pugni, che cattiveria. Ma cioè, mi sta venendo l'artrosi qui per schiacciare la tendinite. Ok, adesso tocca a me. Sì. Sì, so. Ma non fermarmi. Vero, piccoletto. Vuoi ammattare, dico come merda. Chiamami quando sarai abbastanza alto per le giostre. Caglialo. Madonna, che cattiveria, ragazzi. Che cattiveria. Madonna, Nathan, che cattiveria. Comunque, ci ritroviamo proiettati un po' di anni dopo. Più il Nathan che conosciamo noi. Abre. Oh, andiamo, dai. Un bel po', Nathan. Hai fatto il cazzone. Ce l'hai davanti. Divertiti. È lui il bagno. Sicuro. Gracias. Allora, ragazzi, ci troviamo dentro questa cella. Un po' colpiti. Abbiamo incassato un po' di colpi. Niente, ci siamo addormentati. Ci risvegliamo il giorno dopo. Alzati. Oh, piano. Stavo con le parole. Sto facendo un gran bel sogno. Appunto. Ehi, va bene. Le donnine nude. Ragazzi, stiamo prendendo botte come non so che cosa. Ok, capitolo 2, ragazzi. Un luogo infernale. Io direi che andiamo avanti con la prossima puntata oggi stesso. Mi raccomando, poi penso che farò la puntata, diciamo, giornaliera la sera. Quindi, ragazzi, io andrò avanti a registrare tutta la notte, ma per adesso questa finisce qua. Rimanete sintonizzati con Mr. Rock.